sì, venga pure. L'ho sentita urlare. Cosa c'è che non va? Lei ci lavora con i morti. Cosa la spaventa? Sono stata spaventata da alcuni rumori che venivano da fuori. Per un attimo ho pensato che Contessa fosse ancora viva. Scusi, ma ho bisogno di finire il mio lavoro. Bene, ritorno alle mie faccende. Senza avvertire, le posso confidare una cosa? Prima ho avuto paura di pensare come morta, povera signora contessa. Perché come morta? Durante una delle sue recenti crisi nervose, credo che alla fine si sia trattato di attacco cardiaco. Nessun medico ha capito cosa avesse di preciso. Ad un certo punto cominciava a gridare e ad imprecare Dio senza ragione. Sua voce era diversa, più roca e profonda. Nostro parroco pensava che lei fosse posseduta da demone per via di alcune sedute spiritiche che faceva con amici per invocare suo figlio Filippo, morto in un incidente stradale. Suo figlio era tutto per lei e la sua perdita l'ha fatta sprofondare in depressione profonda. Devo andare, buonanotte. Si sbrighi, sta per cominciare a piovere. Arrivederla. Andrea. Ehi, Anna. È finito con la contessa? Sto tornando a casa, sì. Cosa è successo? Hai una voce? Senti, ho fatto
fatto una cosa di cui mi vergogno. Cosa hai fatto di male? Mentre vestivo il corpo della contessa, le ho rubato l'anello. Per me hai fatto bene. Ormai è morta. Senti, parliamone dopo. Ti aspetto. Ciao. Va bene, a dopo. Sveglio?
walking without no whim. What I was eating, why I was going there. Every word and someone was calling me. Instead I felt too empty to protect myself. There was fog there and everywhere. So.